Zelcor presenta Sotto lo scivolo. Lettura di audiolibri Lorenzo Pieri. Musiche di Zero Copyright Free Music. Gli occhi triangolari di molte lanterne di zucca lo spiavano dalle verande o dai davanzali delle finestre che si affacciavano su Midwich Street, mentre Corey Ellers camminava lungo il marciapiede, sfilando sotto i platani del viale che ormai avevano perso quasi tutto il fogliame. Molti giardini erano adorni di lapidi di cartapesta e le verande delle villette erano tutte arancio e viola di decorazioni. Decine di scheletri finti pendevano dai rami degli alberi e adesivi horror guarnivano i bovindi. Mancavano 3 giorni ad Halloween, ma si respirava già un'atmosfera di lugubre giocosità. Corey non vedeva l'ora di poter indossare il suo costume da mostro di Frankenstein e sfoggiarlo con gli amici durante il giro del dolcetto o scherzetto. Ormai ogni occasione per uscire era una vera benedizione, dal momento che casa sua era avvolta da un'atmosfera tutt'altro che divertente, da quando suo padre aveva ripreso a bere. In tutta coscienza, Corey non temeva che George Ellers si stravaccasse sulla vecchia poltrona malandata e iniziasse a buttar giù una Budweiser dopo l'altra, davanti a qualche incontro di box o uno di quegli squallidi programmi dove alla fine, immancabilmente, la gente si lanciava insulti o veniva alle mani. Quando suo padre sprofondava nell'incoscienza alcolica, lui poteva tirare un sospiro di sollievo. Erano piuttosto gli intermezzi fra un'ubriacatura e l'altra a preoccuparlo, se non propriamente a spaventarlo, poiché era allora che il genitore diventava veramente molesto, specie se il mal di testa da dopo sbronza lo aizzava. Corey aveva solo 10 anni, ma la convivenza con il padre l'aveva fatto crescere in fretta. Aveva capito presto che se voleva stare tranquillo, doveva fare in modo di rimanere a casa il meno possibile. Piegò il braccio, consultando il quadrante dell'orologio da polso con l'espressione seria di un uomo d'affari che pensa al suo prossimo appuntamento. Erano da poco passate le 4 e suo padre a quell'ora era di sicuro ancora a casa, dal momento che il turno al pork chop, la tavola calda dove lavorava, sarebbe cominciato solo alle 5. Doveva tenersi impegnato per un'ora appena. Controllando diligentemente da un capo all'altro della strada prima di attraversarla, il ragazzino raggiunse le siepi decorate di bacche rosse che delimitavano il suo luogo preferito, ovvero il parco giochi. In verità aveva smesso da tempo di provare attrazione per giostre, scivoli e altalene, ma quel campo circondato di boscaglia, con l'erba sempre scrupolosamente tosata dagli operatori comunali, le fontanelle e il chioschetto dei gelati, aveva il potere di anestetizzare le sue ansie. Percorse uno dei numerosi sentierini che si snodavano nel boschetto che circondava il parco e non si stupì nel trovarlo praticamente vuoto. In estate, quando le scuole erano chiuse e le giornate si allungavano, la scena sarebbe stata ben diversa, con sciami di bambini che si inseguivano, che bisticciavano per il diritto di montare sulle altalene o che si arrampicavano come scimmiette nella struttura di tubi e di corde. A un'estremità del campo c'era un drappello di adolescenti che fumavano e schiamazzavano seduti vicino alla pista per gli skateboard. Corey non ne fu impensierito. Se non li avesse disturbati, loro avrebbero fatto altrettanto con lui. Oltrepassò il chiosco dei gelati, che era chiuso e con i lucchetti all'ingresso, e camminò davanti alle altalene, raggiungendo la sua postazione preferita, l'alto scivolo di metallo rosso, che campeggiava in quella collezione di semplici divertimenti. Risalì la scala a pioli, notando che, come al solito, qualcuno si era divertito a tracciare con il pennarello una serie di disegni osceni e frasi dal significato oscuro che qualche addetto avrebbe dovuto cancellare. Corey provava un divertito turbamento per quei graffiti. Era ancora troppo giovane per comprenderli, ma abbastanza sveglio da coglierne il messaggio generale.
si chiese se pure lui, una volta cresciuto, avrebbe trovato spassoso deturpare i giochi dei bambini. Raggiunse la sommità dello scivolo, si sfilò lo zaino e si sedette tra le due ringhiere che la delimitavano come ali di ferro, lasciando che le gambe penzolassero sulla lastra che scendeva verso il basso e che gli aveva sempre fatto venire in mente una lunga lingua d'argento. Appoggiò alla ringhiera la spalla destra, fissando le chiome semispoglie degli alberi stagliarsi contro un cielo che si tingeva dei colori del crepuscolo, trovandosi non per la prima volta a rimpiangere che la scuola finisse solo a metà pomeriggio, un pensiero che certamente avrebbe sconvolto gli altri bambini. Ogni tanto pensava che sarebbe stato molto meglio se avesse studiato in uno di quegli istituti dove si resta anche a cenare e dormire, come nella magica Hogwarts di Harry Potter. Sospirò e chiuse gli occhi. Il boschetto che cintava il parco ovattava i rumori della città, che comunque si stavano smorzando. Il brusio delle auto che percorrevano la strada sembrava arrivare da un altro universo. Il trillare dell'avvisatore acustico del semaforo di un incrocio pareva un flebile pigolio. Per contro, il sospiro delle fronde al pigro vento ottobrino era avvolgente, quasi confortante, come la voce di un padre che non ti urla dietro, invasato dai demoni alcolici, ma ti rassicura. Cory era entrato in un dormiveglia che venne interrotto bruscamente da un coro di risate sguaiate. Trasalì in cima allo scivolo e le sue palpebre scattarono come tapparelle. Vide il drappello di adolescenti che abbandonavano la panchina spintonandosi e schiamazzando. Quasi tutti indossavano la felpa verde e arancio del liceo. Li osservò imboccare uno dei sentieri che si aprivano tra i cespugli e sparire nell'ombra. Poco dopo anche le loro voci si spensero. Era solo. Sollevando il capo, notò che la luce del giorno si era ulteriormente adombrata, diventando un cupo turchino polveroso, dove ben presto avrebbero iniziato ad accendersi le primissime stelle. Consultando il suo orologio, scoprì che il suo sonnellino si era protratto fino quasi alle 5. Decise che era tempo di andare. Un tragitto di un quarto d'ora lo separava da casa e nel frattempo suo padre avrebbe lasciato l'abitazione per recarsi al lavoro. Non vedeva l'ora di infilare nel microonde una bella pizza surgelata e mangiarla davanti ad un episodio di Big Bang Theory, magari innaffiandola con una lattina di Dr. Pepper. Animato da quel programma, il bambino si sporse sullo scivolo e già le natiche avevano iniziato la discesa quando i suoi occhi intercettarono qualcosa che lo indusse ad aggrapparsi ai bordi, frenando bruscamente. Il suo sguardo incredulo era fisso su un punto che stava un metro più in basso di dove si trovavano le sue scarpe malconce. Al bordo rialzato dello scivolo erano agganciate quattro grosse dita, come se ci fosse una persona nascosta sotto. Solo che nessuna persona, neppure uno dei rari barboni che Cory aveva scorto ogni tanto, poteva avere dita del genere. Erano di un color bruno sul dorso e giallastro nella parte inferiore, screziate di una galassia di lentiggini rosso-ruggine. Rughe spesse e profonde ne percorrevano le nocche, mentre un ciuffo di rado pelo ispido cresceva sulla sommità di ogni falange. Come se questo non le rendesse abbastanza spaventose, terminavano con unghie nere, ricurve e frastagliate. Più che unghie, in effetti, sembravano gli artigli di un animale. Cory fissava quelle dita come ipnotizzato. Sotto la superficie del timore istintivo si accese un'idea che gli fece rilassare i muscoli. Ma certo, si trattava di una decorazione per Halloween. Un paio di mostruose mani di gomma che qualcuno aveva attaccato lì per fare uno scherzo ai bambini. Che fesso, quasi ci era cascato con tutte le scarpe. Le dita si mossero. Stavolta il terrore fu una vera detonazione. E Cory ritrasse immediatamente le gambe, mettendosi in piedi sulla sommità dello scivolo, il cuore in gola, gli occhi sgranati. Mentre le fissava, quelle dita si agitarono ancora, con un movimento ragnesco,
facendo risuonare le unghie sul metallo. Poi di colpo scivolarono via, sparendo. Teso dalla paura, il bambino udì un rumore strano venire da sotto alla lastra. Un lieve ma ben udibile strofinio, come una vecchia spazzola che viene passata su una superficie di metallo. Comprese al volo che si trattava di peli e nella sua mente si materializzò l'immagine orribile e arcaica di un grosso mostro deforme e setoloso. Tutti i campanelli di allarme di cui l'evoluzione l'aveva dotato presero a trillare all'unisono, riempiendogli la testa con l'assordante melodia del panico. Scariche di adrenalina gli sferzarono il corpo, distillandosi in un solo imperioso ordine: «Fuggi!». Si volse pronto a gettarsi giù dalla scala. Aveva già abbassato la gamba destra sul primo piolo, quando per un miracoloso sesto senso tornò a sollevarla un decimo di secondo prima che una mano grossa, scura e dal dorso foderato di pelliccia sbucasse fuori, allungandosi per afferrarlo. Lo strillo liberato dal ragazzino saettò nel campo giochi deserto, assorbito dagli alberi. Uno degli artigli di quella cosa gli aveva sfiorato la punta della scarpa, un tocco leggero, ma sufficiente ad imprimervi sopra un solco sottile. Come fu di nuovo sulla stretta piattaforma di ferro in cima allo scivolo, la mano mostruosa si ritrasse lentamente, facendo stridere gli unghioni sul metallo. Per lunghi minuti la paralisi ridusse Cory a una statua dal viso cereo e dagli occhi turgidi di sgomento. Solo il suo petto palpitava in modo convulso, incamerando l'aria fredda in piccole, rapide boccate. La mente stava combattendo una strenua lotta contro tutti i mostri che credeva di avere inumato con la prima infanzia, tutti i babau che aveva immaginato celarsi sotto al suo letto o dentro l'armadio, dai quali suo padre non l'aveva mai difeso. Non ripensava più a loro da anni, probabilmente da quando gli era stato palese che nessuna creatura è più spaventosa di un padre alcolizzato. Eppure adesso si trovava di fronte a qualcosa che non riusciva a metabolizzare, un boccone troppo indigesto per la sua mente già acclimatata alla realtà. Dentro di lui si fece strada una voce che gli suggeriva che, dopo tutto, poteva sempre trattarsi di un costume indossato da qualche ragazzo più grande, qualcuno che voleva semplicemente spaventarlo. Tale idea era di certo più tollerabile, ma per qualche strana ragione non funzionava, come il tassello di un puzzle che non entra nel suo spazio. C'era troppo realismo nelle mani che aveva scorto, una finezza incompatibile con la gomma o il lattice. In qualche modo, una parte di sé aveva già assodato di non trovarsi a tu per tu con un essere umano, per quanta pervicacia impiegasse a voler credere il contrario. In fin dei conti, che fosse un mostro vero o solo una persona travestita, il risultato cambiava solo di poco. Quel che invece non mutava era l'ostilità che egli mostrava nei confronti di Cory. Gli occhi del bambino guizzarono per tutto il parco, in cerca di qualcuno che potesse aiutarlo, ma non c'era nessuno. Le altalene oscillavano lente al vento, la giostra dipinta di un verde squillante era immobile, e nessuno scivolava nei tubi o attraversava i ponticelli della casetta di legno. Era completamente solo, eccetto per il mostro. Osò sporgersi oltre le balaustre di ferro, provando a sbirciare giù. In cuor suo avrebbe preferito non farlo, dal momento che non voleva vedere l'aspetto di quel che lo minacciava. Spinse lo sguardo fin dove poteva e aveva appena scorto un'ombra scura sotto allo scivolo, quando dietro di sé avvertì un fruscio furtivo. Voltandosi di scatto, notò che una mano enorme e villosa si era infilata tra le sbarre del parapetto, le grossa dita scure, divaricate, che si muovevano nella direzione della sua caviglia. La reazione di Cory fu dettata dal panico.
risucchiò l'aria in un singulto di orrore, quindi alzò il ginocchio e pestò il piede su quell'artiglio, che si rintanò subito sotto la struttura da dove venne un grugnito aspro e acuto, simile al verso d'un maiale irritato. Temendo una ritorsione, Cory trattenne il fiato, udendo l'essere agitarsi e sbuffare, il pelo che strofinava contro la parete inferiore dello scivolo. Il cuore del bambino era un pesciolino isterico bloccato nella gola. La sua bocca si era tramutata in una grotta d'argilla asciutta. Nemmeno durante la più violenta sfuriata di suo padre aveva sperimentato un terrore così sconfinato, così vertiginoso. In piedi su quel minuscolo quadrato di metallo si sentiva incredibilmente esposto e vulnerabile a quella cosa. Sarebbe bastato pochissimo per afferrarlo e tirarlo giù. Nella mente frastornata gli balenò quel che una volta gli era stato raccontato da una compagna di scuola. La bimba aveva detto che il suo gatto un giorno aveva catturato una lucertola, ma anziché mangiarla subito aveva dato vita ad un gioco crudele, colpendo la preda con le zampe, dandole poi l'illusione di lasciarla libera solo per catturarla ancora, finché la bestiola alla fine era morta per lo shock. Che quel mostro avesse in programma qualcosa di simile. Cory si umettò vanamente le labbra aride con la lingua secca. Udiva la presenza umana oltre il parco, i motori delle automobili, l'indistinto mormorio di un televisore a volume troppo alto. Eppure mai si era sentito così solo, così distante da altre persone. Se poteva sentire gli altri, forse anche loro avrebbero potuto sentire lui se avesse urlato abbastanza forte. Era un'azione semplice, o lo sarebbe stata, se il panico non gli avesse ridotto la gola ad una cannuccia disidratata. Da sotto lo scivolo giunse un picchiettio lento e ritmato, un tetro ticchettare di artigli. I rami spogli cospirarono attorno a lui. Al di sopra il cielo si era fatto indaco scuro e il bagliore dei lampioni filtrava attraverso l'intrico della vegetazione. Presto la notte sarebbe calata del tutto e forse era ciò che il mostro attendeva per colpire, per porre termine a quel sadico gioco. In modo incongruo, la sua mente riesumò un vecchio ricordo, quello della fiaba dei tre capretti che una insegnante aveva letto alla sua classe all'asilo. Rammentava spaventosamente bene la terribile sensazione di inquietudine che gli aveva dato il troll. «Chi vien trotterellando sul mio ponte?» Annidato sotto le arcate, bramoso di divorare i tre capretti protagonisti ai quali in quel momento Cory si sentiva così affine. Sorbì aria e percepì i polmoni tendersi nella cassa toracica come sacchetti, prima di liberare un grido che gli uscì decisamente più rauco e smorzato di quanto avrebbe voluto, un richiamo che si poteva facilmente perdere, smorzato da altri suoni. Riprese aria e stava per riprovare, ma sotto di lui provenne un trapestio e una scarica di sonori rintocchi metallici, quasi che l'essere stesse prendendo a pugni la parte inferiore dello scivolo. Tutta la struttura tremò e per un terribile istante Cory pensò che l'impeto di quei colpi l'avrebbe sradicata dalla piattaforma di cemento e abbattuta. Non successe, ma il messaggio era stato chiaro. Il mostro non gradiva altri giocatori in quella partita. Era un tête-à-tête, uno scontro tra loro due, gatto e topo. E sapeva bene come finiva quel tipo di partita. Cory aveva l'anima in subbuglio. Era sicuro che ormai non gli restasse più molto tempo, che con lo spegnersi degli ultimi resti del giorno, quella cosa abominevole sarebbe sgusciata fuori, l'avrebbe fissato con occhi brillanti come lune verdi e gli sarebbe saltata addosso. L'avrebbe dilaniato, strappando brani del suo corpo e ingozzandosi della sua carne mentre lui ancora strillava. Quasi a conferma di quell'annebbiante timore, da sotto i suoi piedi arrivò un cupo profondo brontolio, l'oscura voce di uno stomaco che reclamava cibo.
Lentamente il ragazzino si piegò sulle ginocchia, azione non facile dal momento che la paura gli aveva trasformato i muscoli in fasci d'acciaio. Afferrò la cartella, sollevandola all'altezza del petto, prima di sbirciare giù per la scala Pioli che scendeva per circa 2,5 metri. Sapeva che era un azzardo, sapeva che era una prova disperata e che non avrebbe avuto una seconda chance. Pur conscio di tutto ciò, voleva tentare. Scagliò la cartella giù per la scala dello scivolo e questa ruzzolò lungo i pioli. Non vide due mani enormi agguantarla con bramosia, sbucando tra un gradino e l'altro, poiché mentre questo accadeva Cori si era lanciato correndo sulla lastra inchinata, come talvolta facevano i ragazzini più grandi per fare i fighi davanti ai più piccoli. Quella breve fuga sollevò un fracasso di tonfi metallici prima che le sue scarpe toccassero il prato rasato, correndo a più non posso, le ginocchia al petto, i gomiti che pompavano ai lati del corpo. Da tergo lo raggiunse un forte suono di tela strappata e di quaderni che si sparpagliavano. Poi gli sovvenne un rumore più tremendo, il galoppo di qualcosa che si gettava al suo inseguimento. Il piccolo vantaggio a sua disposizione era terminato. Adesso si trattava solo di essere più veloce del suo inseguitore. Scattò dritto verso il sentiero da cui era arrivato, impiegando ogni grammo di energia, convertendo il terrore in carburante che i suoi muscoli bruciavano come le fornaci di una locomotiva. Ebbe la tentazione di gettarsi uno sguardo sopra la spalla, ma resistette. Nei film dell'orrore, quello era il modo migliore per inciampare e farsi prendere. Tenne invece gli occhi fissi sul terreno di fronte a sé, anche se una volta entrato nella macchia d'alberi, il buio diventò praticamente assoluto. Intrappolati dalla vegetazione, gli ansimi animaleschi dell'essere parvero farsi più forti. Le sue zampe cavavano grosse zolle dal terreno. Era vicino, più vicino di quanto Cori credeva, se lo sentiva addosso. Una sferzata. Gli ghermì un lembo della giacca di jeans, facendolo sbandare a sinistra, ma riuscì a tenersi in piedi, ignorando il sudore che gli bruciava gli occhi e il dolore che gli martoriava le gambe spinte al massimo della loro potenzialità. Sbucò fuori dalla siepe, entrando nel cono di luce di un lampione e proseguendo oltre, tuffandosi nel mezzo di Midwich Street, che a quell'ora era deserta. Corse a perdifiato anche sul marciapiede opposto, superando vetrine buie e botteghe chiuse per la cena. Continuò a fuggire anche quando si rese conto di non udire più il terrificante respiro del mostro dietro di lui, rallentando solo dopo che il suo corpo non riuscì più fisicamente a mantenere quella velocità. Stremato, Cori scoppiò in un pianto irrefrenabile. Non era la prima volta che, anche senza preavviso, Cori si presentava a casa dei Winslow e chiedeva di poter restare da loro. Lui non l'aveva mai esplicitamente detto e i Winslow erano stati abbastanza discreti da saper leggere tra le righe, senza far domande, ma era palese che conoscessero l'infelice situazione familiare di Cori e che fossero disposti a dargli una mano. Tuttavia, quando si trovarono sull'uscio, un ragazzino pallido, scarmigliato e con gli occhi arrossati, senza contare il fatto che aveva il retro della giacca squarciato, non poterono evitare di allarmarsi. Sulle prime Cori appariva troppo scosso anche per balbettare e solo dopo lunghi minuti, dolcemente incalzato dal signor Winslow e dal suo figlio Paul, che era il suo migliore amico, il bambino riuscì a dare un resoconto confuso di quanto gli fosse capitato, inframmezzando le frasi con qualche singhiozzo. Non era stato suo padre, mise in chiaro. Affermò che mentre attraversava il parco, un uomo strano, forse un senza tetto, aveva cercato di approcciarlo e quando Cori si era rifiutato di dargli confidenza, lo aveva rincorso. La signora Winslow fu davvero molto scossa da quella rivelazione e se non contattò la polizia fu solo perché il marito le fece notare che per quella sera Cori aveva già avuto abbastanza emozioni e che forse era meglio confortarlo con una buona cena calda, una lunga dormita e rimandare altre questioni all'indomani.
Cory chiamò a casa sua lasciando un messaggio nella segreteria telefonica per avvisare il padre che si trovava a dormire fuori. Fino a quando non fu l'ora di andare a letto, il bambino fu vezzeggiato e curato come se i Winslow fossero stati i suoi veri genitori. La qualcosa lo fece sentire un po' in colpa per aver detto loro una mezza verità. Al suo amico Paul, al contrario, raccontò la vera storia. I Winslow erano ottime persone, ma erano pur sempre adulti, e Cory dubitava che gli avrebbero creduto. Nella riservatezza della cameretta di Paul, rievocò tutta quella spaventosa vicenda e vide l'espressione dell'amico farsi tesa di orrore e sbalordimento. Non dovette fare alcuno sforzo per convincerlo della bontà di quelle parole. Malgrado la casa fosse dotata di una comodissima stanza degli ospiti, dove solitamente Cory alloggiava quando faceva visita, quella notte la trascorsero nella stessa stanza, uno nel letto e l'altro in un sacco a pelo, tirato fuori dall'armadio. Nessuno dei due ricevette la grazia di un sonno tranquillo, e per la prima volta da quando erano molto piccoli, decisero di attivare il lumino notturno. Il giorno successivo era un sabato. Cory e Paul dormirono fino a tardi, ragion per cui quando due poliziotti dall'aria grave si presentarono di fronte alla soglia di casa Winslow, non erano presenti. Gli agenti vennero fatti accomodare dal signor Winslow, mentre sua moglie osservava la scena con l'ansia che le si dipanava in volto. Fu con voce calma e professionale che il primo poliziotto, che si presentò come agente Carlsberg, spiegò che avevano saputo della presenza di Cory Allers presso la loro abitazione da un messaggio lasciato nella segreteria telefonica. Cominciò dicendo che un'ora prima un amico di George Allers era passato a trovarlo per chiedergli indietro una canna da pesca e aveva trovato la porta aperta, o meglio, scardinata. Si era avventurato all'interno dell'abitazione per uscirne pochi minuti più tardi a rotta di collo, lasciandosi dietro una scia di vomito. Moglie e marito sgranarono gli occhi nell'udire che George Allers era morto e non si era trattato di un incidente. Qualcuno, la notte precedente, era penetrato in casa sfondando la porta, risalito fino alla stanza da letto e l'aveva sorpreso nel sonno. Ovviamente l'agente Carlsberg glissò sui particolari scabrosi, ovvero che l'assassino non si era limitato a sparargli, a coltellarlo o colpirlo in testa con qualcosa di pesante. L'aveva letteralmente fatto a pezzi, sventrato, e si era accanito con tanta brutalità sul collo dell'uomo da decapitarlo. Sulle prime, l'anatomopatologo chiamato a ispezionare la scena del crimine aveva persino creduto all'attacco di un animale. La tragedia doveva essersi svolta alle 2 del mattino, ovvero poco dopo il rientro a casa dal lavoro della vittima, ed era stata una vera fortuna che il figlio avesse deciso di trascorrere la notte altrove, altrimenti avrebbe fatto una brutta fine, constatò il poliziotto. In effetti, ma anche questo non lo rivelò ai Winslow, c'era motivo di credere che l'obiettivo reale fosse proprio il piccolo Cory. Come spiegare altrimenti il fatto che tra le labbra della testa mozzata del padre fosse stato infilato un oggetto che una volta estratto si era rivelato il frontespizio di uno dei libri scolastici del ragazzino, sul quale aveva scritto il proprio indirizzo di casa?